Ultimo giorno di mobilitazione generale contro le politiche dell'attuale governo regionale a Palazzo Vitale, la casta contestata da movimenti e cittadini. Una serie di servizi tecnologici sono stati attivati dal Comune di Trivento nelle scuole e negli edifici pubblici. Il Molise avanti con le tecnologie digitali. Sempre più a rischio la salute degli italiani a tavola, i consumatori ingeriscono una quantità di alimenti con pesticidi molto più alta della media europea. Prosegue la mostra itinerante del francese Jean-François Millet, inaugurata nei giorni scorsi a Campobasso, da domani si sposterà a Palazzo Calagrosso a Boiano. Buona domenica, gentili telespettatori. Riccia si è mobilitata oggi in favore delle popolazioni del Nepal che recentemente hanno vissuto la tragedia del terremoto. L'amministrazione comunale, insieme all'UNICEF, ha promosso una raccolta di fondi, il cui ricavato sarà destinato alle popolazioni del paese asiatico colpite da due devastanti scosse nelle ultime settimane. Le tasse aumentano mentre le indennità degli amministratori regionali non vengono minimamente intaccate. Associazioni di cittadini sono ormai stufe di questa gestione poco rispettosa della cosa pubblica in Molise. Lo sforzo che stiamo mettendo in piedi è quello di riunire la vera opposizione, che è quella del cittadino che ha da manifestare, da parlare e da dire. Quindi è uno strumento che mettiamo in campo, è difficile mettere insieme tutti quanti perché le diversità sono tante, le formazioni culturali di ognuno di noi è diversa, però è l'unico modo per far capire a chi gestisce e che opera quotidianamente, non nell'interesse della comunità ma evidentemente interessi diversi. E questo è un modo di intervenire e far rimarcare ancora una volta la questione dei vitalizi e la questione soprattutto dell'indennità. 6.000 cittadini che hanno sottoscritto una petizione, una proposta di legge, non è una petizione, diversa la petizione, non si ha il coraggio di dire noi vogliamo continuare a percepire l'indennità, l'auto indennità in cambio di un lavoro che ognuno di voi che fa questo lavoro dalla mattina alla sera riconosce. C'è evidentemente anche un altro rischio, che è quello che purtroppo l'informazione, non tutta ovviamente, ha interesse a mantenere questa situazione. È un fatto gravissimo che oggi si esca con una locandina dicendo frattura bassa l'IRPEF, ma assolutamente, stava cercando di mettere un ulteriore 0,30% per la sanità, che tutti sappiamo le condizioni in cui sta, non solo economiche ma di efficienza dei servizi, e quindi quando non la mette ci abbassa, ma scusate, anche l'informazione. Le fonti energetiche rinnovabili, e questo è il tema del secondo incontro previsto a Campobasso, inerente al piano energetico ambientale della Regione Molise. Contributi e idee in materia a partire da domani mattina nella Sala della Costituzione. Soluzione in vista per gli operatori della formazione professionale, da un lato l'invito verso i più anziani al prepensionamento, per gli altri circa 40 l'impiego nell'orientamento attraverso il Formez. Ci illustra il quadro attuale Lucio Troise. Novità positive sono che abbiamo trovato in assessorato con la commissione paritetica un accordo sul come stabilire la possibilità di far fuoriuscire un certo numero, volontariamente naturalmente, un certo numero di operatori per diminuire l'utenza dell'albo. E su questo abbiamo trovato l'accordo, diciamo che c'è un incentivo dato dalla Regione più la possibilità di usufruire dell'ASPI per un numero di mesi limitati, perché noi già abbiamo usufruito della cassa integrazione, ma potremo comunque, alcune persone potranno essere così accompagnate al pensionamento e risolvere un po' di problemi. Per quanto riguarda invece la continuazione del nostro lavoro, che è quello di orientamento, si è deciso di affidare al Formez per un anno un progetto che già è stato finanziato in parte dalla Regione Molise ma che viene incrementato,
che permetterà agli operatori di, a un numero limitato di operatori, si parla di una quarantina di operatori, dovrebbero lavorare nella regione per il per l'orientamento. Altri operatori, se restano, vanno, dovrebbero rientrare negli enti che hanno delle attività sulla formazione professionale. Quello che però ci preoccupa veramente è che non riusciamo a capire qual è la metodologia, il contratto praticamente che potremo avere con il Formez. Ultimo giorno oggi all'Aquila dell'Adunanza Nazionale delle Penne Nere. Per la 88esima edizione ha partecipato alla manifestazione italiana nel capoluogo abruzzese la fanfara degli alpini di Sant'Agapito in provincia di Isernia. Il Molise si pone all'avanguardia tra le regioni italiane rispetto alle nuove tecnologie digitali per abbassare i costi e offrire alla cittadinanza servizi di comunicazione senza fili. Il Comune di Trivento ha attivato una serie di proposte negli edifici pubblici e nelle strutture scolastiche. Per noi Vittorio Scarano. Siamo con il vice sindaco di Trivento Fabio Sebastiano che ci illustra un po' l'impegno dell'amministrazione in questo progetto classe 2.0. Dunque, il progetto ha visto un investimento dell'amministrazione in forte sinergia con la scuola primaria, secondaria, quindi ringraziamo in questo la dottoressa Scrascia che ha lanciato l'input al fine dell'ottimizzazione di quelle che erano le infrastrutture tecnologiche già iniziate dalla precedente amministrazione. Il progetto Scuola 2.0 prevede per l'appunto tutta una serie di tecnologie senza filo, wireless, grazie alle quali le classi ovviamente hanno la possibilità di consultare tutta una serie di pagine web e di ottimizzare una serie di applicazioni che girano su tablet o su PC ovviamente, in cui l'infrastruttura senza filo è di particolare importanza. Quindi l'amministrazione in questo ha investito per l'appunto per ottimizzare tutte le risorse e tecnologie presenti e per integrarne e ottimizzarne ovviamente altre. Facciamo una domanda a carattere più generale, quali sono le iniziative dell'amministrazione trinina nel campo dell'innovazione? Beh, il progetto Scuola 2.0 si inserisce in un progetto più ampio di infrastruttura telematica che è un progetto denominato Città Wireless. Abbiamo già investito su una serie di infrastrutture di videosorveglianza o di access point wireless, cioè di sistemi radio presenti sul territorio che consentono ai cittadini ovviamente di usufruire di una navigazione gratuita, e l'obiettivo sarà quello di potenziare e di coinvolgere tutte le strutture pubbliche, in particolare quindi le scuole e le varie sedi comunali dislocate sul territorio. L'idea ovviamente è quella di abbattere tutti i costi attualmente presenti su quella che è già l'utilizzo della telefonia, passando a sistemi più evoluti definiti VoIP, quindi sistemi che ragionano grazie alla banda larga. Su questa infrastruttura che potenzieremo nel corso del 2015 saranno instradati tutta una serie di servizi, che non solo di navigazione aperte al pubblico, al cittadino, che potrà usufruire mediante un form di registrazione, ma anche e soprattutto un servizio di messaggistica, un sistema ovviamente di comunicazione diretto con il cittadino per rendere sempre più attivo e attore principale di quella che è la realtà amministrativa. Si rinnova oggi per la 17ª volta a Campobasso la festa della primavera al quartiere di San Giovanni. Manifestazioni sportive, giochi, balli e musica fino a sera negli spazi del parco di Via Lombardia. Con meno di 214.000 euro il comune di Campo di Pietra ha dotato il paese di una moderna scuola dell'infanzia e micro nido capaci di accogliere fino a 80 bambini. La struttura didattica ha una superficie di 685 metri quadrati, realizzata su un solo piano e costituita da due immobili collegati tra loro. Inaugurare una scuola è sempre un momento particolare. Perché? Per il semplice motivo che significa nuova linfa, e questi bambini sono la dimostrazione. Ma oggi è davvero una giornata importante, perché io credo che quando queste strutture vengono aperte significa che c'è un territorio che in qualche maniera vive, c'è un'amministrazione che funziona, ci sta un sistema che si muove attorno all'amministrazione
che pone le basi per il futuro. I bambini ovviamente troveranno accoglienza in questa struttura splendida, permettetemi una volta tanto insomma di dire le cose come stanno realmente, e credo che nasca questa scuola veramente dalla perfetta collaborazione che c'è stata in questi anni tra l'istituzione scolastica e l'istituzione amministrativa. Noi siamo arci contenti di poter offrire al territorio questa struttura, siamo arci contenti del fatto che abbiamo ancora un paese vivo e che riesce ad accogliere anche gli alunni delle comunità limitrofe, per cui siamo soddisfatti e speriamo, voglio dire, che questi sforzi economici fatti anche dall'amministrazione comunale possano essere utili alla cittadinanza. Le azioni di contrasto dei sindacati al disegno di legge sulla riforma della scuola pubblica in atto in Parlamento a Roma proseguiranno attraverso una serie di incontri con i docenti sul territorio programmati domani a Termoli, il giorno 20 a Campobasso e giovedì 21 a Isernia. Forte ancora la divisione sulla scuola pubblica che vede contrapposte le sigle sindacali al governo Renzi. Da circa 4 anni i laboratori socioeducativi del centro diurno Raggio di Luce offrono possibilità di recupero sociale per alcuni ragazzi con disabilità. Nei laboratori i giovani sono impegnati in attività manipolative, creative, motorie e musicali. Cosa fa il centro socioeducativo Raggio di Luce e cosa vorrebbe fare? Dunque, il centro è nato, è stato inaugurato il 6 marzo 2011. Da allora abbiamo subito iniziato con tutte le attività per i ragazzi di laboratorio e siamo stati affiancati sempre da figure professionali per svolgere l'attività, il centro appunto socio-educativo, quindi siamo riconosciuti a livello regionale col piano sociale di zona. E facciamo attività appunto di laboratorio, abbiamo laboratorio di ceramica, abbiamo laboratorio di ippoterapia, i ragazzi vanno a fare ippoterapia con i cavalli, abbiamo il laboratorio di igiene personale, abbiamo il laboratorio cognitivo di decoupage, abbiamo i laboratori di psicomotricità, di ginnastica per il movimento che è importante per i ragazzi. E tutto questo abbiamo realizzato tantissime cose con i ragazzi. I ragazzi hanno imparato a lavorare l'argilla, è importante per loro il movimento delle mani perché hanno delle patologie particolari. Il futuro per noi è incerto, però noi abbiamo noi abbiamo le idee chiare, vogliamo ampliare tutto quello che già facciamo e affiancare altri laboratori, tipo quello di teatro, perché è importante, stiamo pensando di collaborare anche con la CEUPO, le associazioni che lavorano su questo territorio. Poi certamente quello che ci spinge è proprio un detto che l'abbiamo adottato: fai quello che puoi con quello che hai nel posto in cui sei. I nostri ragazzi si sono integrati bene, quindi dal parlare di isolamento, perché noi qui abbiamo anche tante campagne di queste persone che non stanno più in età scolastica, ad oggi che li abbiamo tirati fuori dalle case, li abbiamo portati a partecipare agli eventi della comunità, abbiamo cercato di sviluppare il volontariato in questa comunità, la sensibilizzazione, l'integrazione. Questo per noi è un grosso risultato. Decima edizione oggi a Campobasso del Giro delle 12 Chiese, un viaggio alla riscoperta degli edifici di culto, anche sconsacrati nel tempo, suggestive visite guidate nel borgo antico della città, nate per volontà dell'associazione Centro Storico. Molisani e italiani in genere a tavola ingeriscono con gli alimenti molti più pesticidi e prodotti chimici cancerogeni rispetto agli altri paesi europei. Una situazione di allarme per la salute dei consumatori denunciata dai medici dell'ISDE. Sentiamo il parere del dottor Bartolomeo Terzano.
In Italia si sta verificando una situazione anomala, così come nel Molise, cioè noi gettiamo ogni ettaro di territorio agricolo che abbiamo a disposizione, gettiamo circa 5,6 kg di insetticidi, pesticidi, erbicidi eccetera. In Europa la media è di 3,4 kg, perciò effettivamente in Italia, un po' per una deregulation, diciamo così, una deregulation di tipo proprio italiana, noi abbiamo un rischio di maggiore di presenza di queste sostanze nel prodotto finale, cioè nel prodotto alimentare. Cioè i molisani e gli italiani mangiano più pesticidi rispetto al resto dell'Europa. In questi giorni, da un mese e mezzo ormai, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, lo IARC, ha dichiarato alcuni erbicidi cancerogeni. Pertanto ormai la nostra azione deve essere un'azione di sensibilizzazione, così come abbiamo fatto verso i nostri vertici regionali, e di sollecitazione anche verso la popolazione. Dobbiamo ridurre assolutamente, immediatamente, per evitare le patologie che poi noi medici vediamo, per evitare questo tipo di patologie dobbiamo ridurre immediatamente l'uso di queste sostanze. A questi dati, che parlano di oltre 32.000 morti prematuri ogni anno in Italia, si aggiungono tutte quelle causate dall'assunzione di sostanze altamente cancerogene tramite i prodotti della terra e del bestiame, derivanti da pesticidi ed erbicidi come il glifosato, commercializzato dalla Monsanto. Ad oggi i medici dell'ISDE non hanno ricevuto alcun segnale da parte delle istituzioni. Evidentemente i politici molisani sono impegnati in tutt'altre faccende che la salute dei cittadini. Il circolo sanitico di Piazza Pepe nel capoluogo ha aperto oggi battenti alla mostra personale di pittura dell'artista molisano Freddy Luciani. L'esposizione comprende 30 opere e resterà aperta fino a venerdì 24 maggio. I dipinti di Freddy Luciani sono stati realizzati nei numerosi viaggi in Africa. Il ricavato della mostra pittorica sarà utilizzato per ultimare i lavori di laboratori didattici. Visita pastorale del Vescovo di Isernia Venafro, Monsignor Camillo Cibotti, alla residenza sanitaria per anziani Samnium di Montaquila. Si è appena conclusa la visita pastorale del Vescovo Monsignor Camillo Cibotti a questa struttura socioassistenziale qui a Montaquila, la ex Villa Flora. Il Vescovo ha ricevuto all'inizio della funzione religiosa il saluto del direttore amministrativo Gaspari Escungio, il quale ha parlato anche, ha fatto cenno anche agli avvenimenti di questi ultimi mesi che hanno visto a parer suo ingiustamente Villa Flora al centro della cronaca nazionale, ben oltre le responsabilità. Se responsabilità ci saranno, che dovrà dimostrare e certificare la giustizia. C'è stata la Santa Messa molto partecipata, presente anche un sacerdote, Don Vincenzo, che per lunghi anni è stato il cappellano sia di Villa dell'ex clinica Sanatrix prima e poi di Villa Flora. È venuto per l'occasione anche un parroco, Don Nicola, che per 10 anni è stato parroco qui a Montaquila. Al termine della funzione religiosa abbiamo ascoltato il Vescovo. Il saluto che ha ricevuto è stato un saluto per certi versi di piacere, ma anche un saluto addolorato da parte dell'amministratore. Come ho cercato di esprimere nel ringraziamento, certamente tenere a cuore la salute del prossimo non sempre viene letto all'esterno con quella attenzione dovuta, e momenti difficili o patologie difficili a volte determinano non una condotta irriverente, ma spesso un'emergenza che può essere letta all'esterno come abuso o addirittura sopraffazione. Per cui noi speriamo, sicuramente sarà così, che si addiverrà una soluzione che comprenda come questa struttura meriti la considerazione che spetta a tutti coloro che si interessano, non solo delle persone anziane, ma a persone che portano particolari handicap, che non sempre possono essere seguiti o possono avere quelle attenzioni, chiamiamole normali,
che si può avere verso persone che hanno una condotta di vita abbastanza normale. È per me anche un dolore che specialmente la proprietà e tutta la direzione sanitaria subiscano questo affronto, ma mi auguro e sono certo che la verità trionfando dia merito anche a chi fino ad oggi si è prodigato a favore di queste persone più svantaggiate. Forse una regolatina bisognerebbe che ce la dessimo anche noi come mezzi di informazione, perché nello specifico qui è successo che per un reparto dove erano presenti 8 ospiti, diciamo, con particolari problemi, e da quello che ha detto il direttore amministrativo, praticamente il conto per la struttura era ampiamente in negativo, considerando le entrate che portavano questi ospiti e il costo per la gestione degli stessi. Poi alla fine è stata penalizzata l'intera struttura, dove c'erano 150 ospiti trattati benissimo, quasi in un albergo, praticamente all'esterno è andata fuori un'immagine che tutta la struttura fosse un lager. E una lettura sempre sommaria produce sempre questi effetti. Bisognerebbe essere più attenti, considerare il, diciamo, discorso che generalmente viene fatto in questa struttura e che è rispondente non solo ai parametri sanitari ma anche a quella che è la carità cristiana. Certo, situazioni così presentate, crude e nude, distaccate dal contesto, possono aver generato false considerazioni e giudizi. Al Teatro della Provincia di Isernia questa sera sul palco il nuovo spettacolo della compagnia teatrale del dopolavoro ferroviario di Campobasso, In Arezzo 29, in 3 minuti, Tassista veloce, commedia in 2 atti per la regia di Patrizia Civerra. Uomini e donne al lavoro nella pittura del francese Jean-François Millet. 34 tele dipinte tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, visitabili fino ad oggi al Circolo Sannitico di Campobasso. Da domani si sposterà la mostra a Palazzo Colagrosso a Boiano. Presso le sale di rappresentanza del Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra antologica di quadri del pittore francese Jean-François Millet, che mette luce nella coscienza del visitatore il bisogno di ripensare al tema del lavoro e come questo possa influire sulla dignità e sul senso della vita. Leitmotiv dei 34 quadri, l'affermazione di Papa Francesco che ribadisce come senza lavoro si può anche non morire di fame, ma sicuramente si rischia di perdere la percezione della propria dignità e quindi la stima di sé e la coscienza del proprio compito del mondo. Il progetto si rivolge principalmente alle nuove generazioni con l'obiettivo di diffondere l'arte pittorica e il suo messaggio comunicativo per orientare tutti i soggetti sociali a considerare come autentica affermazione e realizzazione di sé il lavoro. Il tutto in considerazione che oggi si assiste ad una fortissima crisi occupazionale che mette a repentaglio le aspirazioni e i desideri dei giovani, donne e in primis dei disoccupati. A tal riguardo i curatori della mostra esplicitano che nonostante si ritiene giusto non perdere la speranza, l'uomo ha in sé per sé accesa la fiamma del traguardo verso il futuro, tanto da trovare molto probabilmente la soluzione e lo sbocco ad un problema come quello dell'occupazione, che quotidianamente annovera sempre più persone colpite inesorabilmente dalla crisi, che pone al posto d'onore quello occupazionale. Concerto musicale alle ore 21 di questa sera al Teatro Italo Argentino di Agnone per omaggiare gli artisti Molisani, Fred Bongusto, Leo Quartieri, Ugo Calise, il brasiliano di origini toresi Toquinho ed Eddie Lang. Le composizioni artistiche sono affidate al maestro Leo Quartieri, la voce di Ilaria Bucci. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Cielo parzialmente nuvoloso nella prima parte di oggi sul Molise, coperto dal pomeriggio fino a sera. Le temperature odierne sono comprese tra i 14 gradi la minima a Campobasso fino a 24 la massima su Isernia.
Ventilazione settentrionale, il mare Adriatico si presenta quasi calmo. Domattina iniziali condizioni di cielo perturbato sulla regione, valori climatici in risalita, i venti soffieranno da nord-est. Tra gli sport motoristici attrae sempre in Molise lo slalom Città di Campobasso dedicato a Gianluca Battistini. Tante le iniziative collaterali per una corsa che quest'anno ha ottenuto anche un riconoscimento in ambito internazionale. Saverio Ricciardi, manifestazione prima della gara, prima dell'evento che praticamente ogni anno onora le strade del Molise. Un'esposizione di autovetture che parteciperanno allo slalom dedicato a Gianluca Battistini. E quali sono i numeri? I numeri sono, ci auguriamo, sempre quelli che abbiamo fatto negli altri anni, perché questa è una manifestazione importante e per il secondo anno abbiamo avuto modo di far realizzare questo evento anche qui nel centro di Campobasso per avvicinare le persone allo sport automobilistico. Quest'anno abbiamo una chicca importante per il fatto che lo slalom Città di Campobasso ha avuto un riconoscimento unico, si può dire, nel suo genere, in quanto è diventato una prova del campionato europeo Central European Zone. È un evento, è un traguardo che non pensavamo di raggiungere, ma sicuramente è il suggello del sacrificio, dell'impegno che tutte le persone, dall'AC Campobasso alla Molise Racing, alla Tecnomotor, ai semplici ragazzi di Mascione, promettono ogni anno di realizzare questa manifestazione. È un riconoscimento, io ringrazio tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di raggiungere questo obiettivo. Tecnicamente il percorso è invariato, è rimasto o c'ha qualche novità? Guarda, quello che funziona solitamente non si cambia e noi siamo ligi a questa regola. Abbiamo realizzato lo stesso percorso dell'anno passato che ci ha dato tante garanzie sia di spettacolarità che di sicurezza per chi, gli appassionati che vengono a vedere la manifestazione. Rimane tutto invariato, ma sicuramente lo spettacolo è quello che ci interessa e noi faremo in modo che, di garantire questo spettacolo a tutti. Uno spettacolo che praticamente vede addirittura in campo grosse promesse dell'automobilismo come Fabio Emanuele e Giuseppe Testa, impegnato uno nel mondiale e l'altro nel campionato italiano, e che stanno ottenendo grossissimi risultati. Fabio è una garanzia, è una riconferma, Giuseppe è una promessa in cui crediamo tutti. Quarta prova di mountain bike oggi a Mafalda di Coppa Molise e Abruzzo dell'UISP, una corsa sulle due ruote promossa dal team vastese In Bike. 36 km programmati tra i diversi sali scendi del percorso collinare. Ed infine primo centro di formazione federale con annessa scuola di motociclismo a Bonefro. Questa mattina l'inaugurazione del moto off-road nel centro sportivo Macchiarelle, riconosciuto dalla Federazione Motociclista Italiana, una scuola particolare per ragazzi dai 6 a 14 anni con l'aspirazione dei motori. Bene, veramente tutto, grazie e buon fine settimana ai nostri telespettatori.